Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite in battaglia reale in singolo, appuntamento che porto sempre di sabato o di lunedì, e oggi ovviamente per onorare la grandissima vittoria dell'ultima partita del Milan, e si è qualificato ovviamente per la Champions League, dopo 7 anni ritorna in Champions League, dobbiamo per forza fare in suo onore, dato che sono milanista, una bellissima vittoria reale con la skin dei calciatori con la maglia del Milan. E perché non atterrare subito sul mio luogo preferito, la mia montagna? Allora, mi sembra che c'è già tanta bella roba. Ok, è atterrata un bel po' di gente, ma almeno 3 persone ci sono, eh. A cavallo, dai. Non abbiamo materiale, però sicuramente qua sopra. Eccolo. Perfetto. Siamo un po' freddi all'inizio, abbiamo un po' smirato, però l'importante è che l'abbiamo devastata questa. E guarda caso c'ha una delle mie skin preferite in assoluto. Sarebbe diventata la mia skin preferita in assoluto se avrei giocato a Fortnite in quei tempi in cui è uscito questo pass battaglia, perché quella là, la skin, quella là della tigre di Chiave Master, è davvero è una skin, cioè, proprio che mi appartiene, cioè proprio Tiger, quella è perfetta per uno che si chiama Tiger. Peccato che non escono più le skin dei vecchi pass battaglia, questa è una cosa veramente brutta. Che secondo me dovrebbero mettere nello shop. Ok, tu non le hai prese, per esempio. Tu non hai shoppato le skin, ok? Non hai shoppato il pass in quei tempi. Però se adesso, se vuoi tutte le skin, te le mettiamo tipo a un prezzo di 1200, 1500, 2000. Le devi pagare di più, però se tu vuoi una di quelle skin, la puoi prendere. Cioè, la gente non sta bene. Chi l'ha sentita questa? Almeno il kit medico dobbiamo farcelo, se no siamo finiti. Te, in culo a te. No, ma mi sa che... No, è sopra. Vieni. Mamma mia, ti titro. Titro, titro. No, nuovo vocabolo, attenzione. Ci sta, bello mio. Bello mio, te lo meriti, mi hai rotto i coglioni. E te lo succhi tutto. Allora, vediamo un pochino. Ma il boss c'è ancora? Mi sa che il boss c'è ancora, raga. Sì. No, ma è morto, è morto, è morto. Guarda, hanno lasciato lo scar là, avete visto là? No, la taglia forse quasi quasi non conviene. Allora, mi conviene fare un attimo il kit medico. Facciamo le cose per bene. Ci prendiamo lo scar e ce ne andiamo. Sì. Che cazzo? Il muro che ovviamente che c'è ma non lo vedo. Dunque. Faccio un'altra cazzo. Vabbè. Però non è una speciale, raga. Oh, però. Oh. Meglio di niente. Almeno abbiamo lo shield, ci possiamo fare lo shield completo. Va bene. Ok. Bello. Sono uscito a gatto grill. Vediamo un po' se riusciamo a fare una cosa veloce, rifornirci bene. La nostra amica se riesce a potenziarci. Ok. Facciamo tutta a bomba. Più lo spazio, perché lo spazio viola è buggato a morte. Perché fa danni ridicoli a volte. Quindi nel dubbio noi ce lo prendiamo leggendario. Siamo forniti di shieldone, shieldini, uno shieldino, kit medico, 2 kit medici, arma da distanza potentissima, arma da ravvicinata forse la più potente del gioco. E possiamo andare a bomba, let's go.
Ok, siamo inseguiti dai dinosauri, però ovviamente la macchina va più veloce. In ogni video siamo sempre inseguiti da qualcosa, o da un dinosauro, o da un lupo, o da un porco, da qualcosa siamo sempre inseguiti. Oh, va bella questa macchina. Dai, dai. Vediamo se c'è qualcosa, mi sa che hanno già lootato. No, torna a casa c'è. Ma hanno lasciato una cassa, sono stupidi questi. Vediamo cosa troviamo dentro. Buono. Ok, va bene. Ok, qua vedo che ci sono due casse. Wow, arco leggendario. Nel cammino ho trovato l'arco puzzolente. Adesso ci prendiamo anche l'arco leggendario infuocato. Anche se, non so, quello puzzolente però mi è più potente, però non lo so, essendo che lo vedo leggendario, non lo so, vabbè, là. Giochiamocela così. Però qua c'è una cassa leggendaria, non lo sentivo. Che cazzo c'è, scusa? Va bene, dai. Va bene. Altra cassa. C'è pieno di roba. Ma che ci siamo rifornuti pure bene di munizioni. Diciamo, siamo discreti, non è male. Ok. Ok, là sembra. Però vedo qualcuno che ha sparato tipo la pistola quella là per a razzi. Quella per far vedere i nemici. Però sicuramente si pensava che c'era. Ecco, guarda, guarda dov'è. La serata epica! Oh, che cazzo! Devo cambiare comunque l'impostazione di mira solo di mirino perché secondo me non. Ma questo, ok, buildiamo. Mi stai infuocando, perfetto. Cambiamo il mattone, così gliela mettiamo un po' nel sedere. Ok, qua. Lo tritiamo, dai. Distrutto, lacerato, massacrato, smembrato. Mi sa che aveva l'arco leggendario, quello esplosivo, vabbè. Fa niente. Materiale, che mattone alla fine partita, importante. 3 kill, non sono soddisfatto per niente ancora. Voglio che almeno 6 kill vittoria reale ci devono esserci, perché sennò non mi sembra una partita da canale. Cioè, i miei standard sono aumentati adesso rispetto a prima. Ecco cos'è buono l'arco infuocato, perché nessuno si può nascondere, tu li puoi sgamare subito. Va bene. Ok, siamo arrivati qua, c'è del fuoco. Là in fondo ci sono parecchie strutture, ovviamente il fuoco glielo metto io. Quindi c'è del fuoco, era per dire. Ecco, eccoli qua, eccoli qua. Comunque hanno una rabbia brutta addosso, cioè subito ti laserano. Là praticamente c'è stata la guerra mondiale, già si vede. Ecco qua, ci pareva. Ma le frecce che attraversano. No, sta cosa non va bene. Cazzo. Tieni. Anch'io sono un arciere, che ti pensi? Guarda che coglione! Questo è proprio un deficiente. Vabbè, ho fatto una cazzata. Oh, con l'arco ogni volta mi ci. Cioè, come. Allora, mi faccio vedere il kit medico e poi lo vado proprio a fightare, non gli vado addosso, non è cosa. Questo vuole punito. Vuole punito. Sono pronto. Ok.
culo, non l'ha preso. Guarda, c'ha pure più una... pure da dietro, porca puttana, che situazione di merda. Qua solo lo spazio mi può aiutare. Vaffanculo, pezzo di merda. Mamma mia, con 3 di vita, ragazzi. Lo spazio ci ha salvato la vita. Quello leggendario, però. Se era quello viola, secondo me no. Ho fatto bene. Lo spazio. Lo spazio leggendario. Ho fatto bene. È stata la mossa migliore che ho fatto in tutta la partita, secondo me. Farmi questo spazio. Ci curiamo subito, subito. E se andiamo a acchiappare a loro, che si sono divertiti a sparare di dietro. 2 contro 1, va bene. Fammi caricare tutto. Perché non si apre? Ok. Sto arrivando. Allora, dov'è? Cioè, qua, là stanno ancora fightando. Sono 5 persone, abbiamo fatto già 4 kill. Quindi sono 4 da ammazzare. Intanto qua, diamo fastidio. Incendiamo tutto. Ah, lo sapevo, vale, ho fatto bene. Il materiale abbiamo dai mattoni, ne abbiamo parecchio. Cominciamo ad usarlo. Ecco, facciamo sempre questa tattica che l'ho imparata da poco. Sembra una cosa stupida. Distrutto, ciao bello. Vai a casa. 5 kill, buono. Con la sesta kill dovremmo vincere la partita, quindi cioè, proprio a filo siamo. So che può sembrare una cosa banale. Dici, cazzo, l'hai imparato adesso. Che cosa c'è di difficile mettere una barriera più sopra per coprirti? Però prima non lo facevo e quindi molto spesso mi prendevo una... proprio a tradimento. Invece adesso questa cosa qua che ho fatto mi ha portato... peccato che non ho lo scidone, però siamo messi bene, dai, 67 di scudo ci sta, vedi? Questa cosa ti permette di non essere colpito di lato, quindi tu puoi tranquillamente avere soltanto la visione davanti e difficilmente muori stando così. Hai proprio una base solida. Sono piccole cose che durante il gioco, a furia di sbatterci la testa, impari a farle. Siamo rimasti solamente, appunto, giusto, giusto, giusto. 1 contro 1. Mi porto in safe così. Non c'è neanche bisogno di fare così, però metti che lui è scappato di lato. Allora, un po', vediamo un attimo. Ecco, a posto. Perché non l'ho preso? Sono stupido. Cioè, io ho questo vizio che voglio, tipo, bruciare il... bruciare quello che c'è sotto di lui. Non doveva colpirlo, però era meglio se colpiva lui. Questo è furbetto. Vedi, qua per esempio l'arco esplosivo era molto più utile. Per questo ho fatto male a non prenderlo. Si mi fa cadere. Le munizioni le abbiamo per l'ultimo fight, dai. Grazie capo. Meno male che mi sono messo la scala, se no col cavolo prendevo un po' di danno. Sì, rompi questo, rompi questo. 28. Cioè, non vieni? Ma sei fida a me? Quante munizioni che sto sprecando inutilmente. Potrei usare anche il pompa, però non mi fido, perché anche lui ha lo spas. Cioè, metti che mi colpisce a culo e mi fa 200. Non potrei sopportare una cosa del genere, perché la gente ha solo culo a questo gioco. Ah, vai a fanculo!
Milan, Milan, solo con te. Ciao a tutti da Tiger, alla prossima.